Bene, ciao bambini, guardiamo un attimo, aspettiamo un minuto, un paio di minuti per vedere chi si mette in collegamento con noi. Intanto guardiamo che sia tutto ben visibile, se qualcuno mi dice qualcosa, se mi vedete bene, se mi devo spostare un attimo, se sono diritta, se sono storta. Mi vedo un attimo storta, aspettate un attimo. Ok, diciamo che io mi vedo abbastanza bene, anche se comunque vedo poco anche con gli occhiali. E cominciamo questa nostra prima comunque diretta con la nonna Rina. Grazie che comunque siete entrati nella mia cucina. Allora, vorrei un segnale, anche comunque un commento, se dalla regia del comune di Cento comunque sta funzionando tutto bene. Scrivetemi qualche cosa perché abbiamo dovuto cercare di fare tutto quello che era possibile per realizzare questo nostro primo incontro in cucina. Quindi Katia, Tonia, ditemi se mi vedete, mandatemi un messaggino. Così possa partire la nostra diretta in cucina. Sono qua da sola, quindi non posso toccare il telefono, non posso vedere se mi mandate dei messaggi attraverso la messaggistica. Mandatemi un commento qua se comunque mi vedete. Katia, mi vedi? Va bene, comunque io direi che incomincio. Mi sembra che non siate molto presenti, quindi ve lo torno a chiedere forse qualche minuto d'anticipo. Katia, mi vedi? Vedo qualche cuoricino, qualche manina, eh? Cominciamo dai la nostra diretta, perché tanto vedo che comunque qualcuno in rete c'è già. Allora, benvenuti, benvenute nella cucina della nonna Rina. Questo sarà uno dei primi appuntamenti che avremo per realizzare delle piccole cose in cucina, diciamo per ingannare un attimino questi tempi così un po' diversi dal normale. Allora, benvenuti bambini. E benvenuti a tutti quelli che comunque avranno voglia di seguirci attraverso queste dirette, che grazie comunque all'idea del Comune di Cento, del nostro comune, e grazie anche alla collaborazione della Fondazione del Teatro Borgatti, ringraziamo anche l'azienda Molini Pivetti che sempre ci sostiene in queste nostre iniziative legate alla pasta. Avete visto che comunque io sono qui nella mia, no, nella mia cucina perché tanto non abbiamo maniera di fare diversamente, siamo costretti a stare in casa. Spero che ci sia qualche bambino, qualche ragazzino che abbia voglia di seguire questa nostra iniziativa che è veramente, veramente molto bella perché avrete l'occasione di imparare a fare qualcosa di diverso. Oggi faremo la tagliatella perché comunque avete chiesto voi di fare la tagliatella. Quindi avete preparato sicuramente quello che erano le indicazioni che venivano dal sito del Comune di Cento, di procurarvi un piccolo tagliere, va bene anche quello piccolino dove la mamma stende la pasta frolla per fare la crostata, e un piccolo mattarellino che comunque ci aiuti a elaborare insieme questa tagliatella. Allora, intanto avete visto che comunque di che cosa abbiamo bisogno. Prima cosa assoluta, perché un po' sono anche un po' emozionata io perché non sono abituata a vedervi così attraverso, cioè non vi vedo, in realtà non vi vedo, siete solo voi che vedete me. Quindi io sono una nonna che ho bisogno di toccare, ho bisogno di stringere, ho bisogno di abbracciarvi e questo veramente mi manca tanto. Però comunque facciamo come possiamo fare, soprattutto in questo momento che è impossibile vederci.
Tanto poi sono sicura che domani, dopodomani, fra un mese, quando si potrà, ci troveremo tutte nelle piazze e anche il comune ci darà opportunità di fare delle belle cose insieme, magari in una sede che così ci possiamo vedere e ci possiamo presentare meglio. Quindi, prima cosa, vi siete lavati le mani? Sapete che le mani ce le dobbiamo lavare sempre e maggior ragione in questi giorni. Quindi, io me le sono lavata prima. E sono pronta per lavorare insieme a voi. Presentiamo quello che io ho sul tavolo. Io ho sul tavolo della farina buonissima, quella del Mulino Pivetti, che non avrete difficoltà a trovarla perché la trovate anche al supermercato. Delle uova fresche e ho anche quelle di Romeo, che Romeo è il mio vicino di casa che ha le galline, quindi sono una nonna fortunata. Della farina. E poi con me qui ho un ospite che ve lo presento. È uno scoiattolo. Dite, cosa fa uno scoiattolo? Ne parliamo dopo, durante la nostra fase di riposo della sfoglia, perché comunque anche lui sarà un protagonista delle nostre giornate dedicate comunque alla cucina. Lo mettiamo un attimo qui da una parte, ma non molto lontano, perché lui ci deve guardare e ci deve fare compagnia. Quindi prendiamo la farina e prendiamo le uova. Sul sito del comune avete trovato comunque la ricettina, che sono 200 grammi di farina e due uova. Quindi andiamo a cominciare a fare il nostro lavoro. Io l'ho già pesata, sono 200 grammi, le mettiamo sul tagliere e con la manina andiamo a prendere due uova belle grandicelle. Belle grandicelle, le mettiamo qui. Poi con il pugnetto andiamo a fare come un piccolo vulcano e andiamo a romperci dentro le nostre due ovette. Guardate che due ovette sembrano poche, ma in realtà soddisfano almeno tre persone, quindi la mamma e il papà. Ma se vi accontentate, mangiate anche in quattro se avete un secondo piatto oppure un po' di frutta, un po' di dolce. Prendiamo una forchetta e andiamo a rompere le uova dentro il nostro piccolo vulcano. Se avete qualche domanda, me la fate, che là dove mi è possibile vi rispondo, eh? Quindi con un movimento così circolare cominciamo a nutrire le nostre uova che hanno tanta fame di farina. Come sta andando? Ditemi come stanno andando queste lezioni che fate con i vostri PC, i vostri tablet. Scommetto che alla fine vi piace studiare in questa maniera, eh? Scommetto che alla fine vi alzate un po' più tardi. Nessuno vi sgrida se non vi lavate la faccia, se non vi siete lavati i denti. Vero che è così, eh? E comunque voi non dovete approfittarne troppo perché i vostri insegnanti stanno facendo dei grandi sacrifici per farvi studiare così a distanza e voi dovete essere bravi lo stesso, anzi, dovete essere bravi di più proprio perché vi affaticate di meno e quindi al mattino potete anche dormire un pochettino di più. Avete visto che con la forchetta io ho comunque dato da mangiare a queste uova tutta la farina che ho sul tagliere. Puliamo un po' la farina, no, la forchetta, poi con lo strumentino che comunque avevo preparato, ma adesso non ce l'ho più, portate pazienza. Avete visto questa spatolina qua? Chiedetela alla mamma che sicuramente lei ne avrà dentro al suo cassettino dove fa i dolci. Con questo strumentino adesso andiamo praticamente a ribaltare un attimo l'impasto per fare in modo che la farina che è sotto venga sopra e che ci aiuti già a formare poi una piccola palla.
Vedete? Ribaltiamo un attimo l'impasto, la manina non l'abbiamo neanche sporcata, intanto, Allora, intanto che facciamo questo lavoretto, che magari se siete lì che provate anche voi, oppure se lo farete dopo, quando magari vi riguardate la video ricetta, io voglio approfittare per salutare qualcuno, perché io sono una maestra di sfoglia e faccio parte dell'Accademia della Sfoglia, quindi un'accademia, una vera scuola che insegna la cucina, soprattutto l'arte della sfoglia fatta a mano. Ma vedo qua che in rete c'è un grande amico, il mio compagno di merende, il mio grande amico Giampaolo, che voglio salutare in quanto anche lui è a 100 chiuso dentro nel suo ufficio e che sta lavorando. Ciao Giampaolo, poi speriamo di farle insieme queste lezioni e di farle comunque anche sempre più belle e più interessanti. Perfetto, abbiamo comunque fatto la nostra bella briciolona, vedete che si è nutrita di tutto l'uovo. Adesso con le manine andiamo a raccogliere e cominciamo a creare una palla. Facciamolo in maniera così molto serena, perché tanto verrà anche a voi senza troppe complicazioni, ma cercando di tenere sempre pulito bene il tagliere. Raccogliamo tutte le bricioline e magari sentiamo se si attacca un po', aggiungiamo un pochettino di farina. Certo che con questa bella giornata di sole magari avete anche voglia di stare nel giardino, se ce l'avete, oppure nel cortile, vero? Però adesso abbiamo questo appuntamento. Magari in un altro momento lo facciamo un po' più tardi o prima, vediamo un attimo anche come ci vogliamo organizzare con il comune e con la fondazione. Ci siete? Sì, vedo che qualcuno c'è. Intanto ci raccontiamo un attimo, perché dobbiamo anche capire cosa stiamo facendo. Quindi stiamo facendo un'arte che è veramente un'arte vera e propria, perché sicuramente l'avete visto fare dalle vostre nonne, dalle vostre mamme, ma magari forse quando voi eravate a scuola. Adesso invece avete tutti l'opportunità di stare in casa tutti insieme, quindi è giusto magari che vi facciate aiutare anche dalla mamma, però che abbiate comunque la possibilità di provare voi, perché magari la mamma la sa fare un po', invece voi non avete avuto mai l'occasione di farlo, quindi oggi ci avete la maestra, approfittate per farlo. Quindi teniamo sempre ben pulito il nostro piano di lavoro. La lavoriamo per bene, Prendiamo una coppettina, la mettiamo dentro e la mettiamo lì al calduccio un attimo, mentre ci preoccupiamo di pulire bene bene il tagliere. Abbiamo pulito bene il tagliere, mettiamo via tutto quello che è inutile e a questo punto è molto importante che noi ci laviamo le mani. Ci siamo lavati le mani. Riprendiamo un attimo ancora il nostro impastino, mettiamo via le uova, mettiamo via ancora un attimo la farina,
Poi dopo ci torneremo sopra, il discorso della farina, perché poi quando facciamo da mangiare l'importante è che capiamo bene che dobbiamo usare sempre una buona materia, quindi farina e uova di buone, perché altrimenti poi la nostra tagliatella rischierebbe che non diventa buona. Riprendiamo un attimo il nostro panetto e finiamo di lavorarlo. Vedete? Facciamo girare il panetto come se girassimo come una trottolina leggermente, sempre con un movimento rotatorio, come se fosse un orologio che gira pian pianino, pian pianino, pian pianino. Mi mandate un salutino qualcuno? Eh? Forza! Guardate, guardate che sta diventando bello liscio. Allora, bisogna che io vi spieghi comunque un attimino una cosa, che questa bella iniziativa comunque del Comune di Cento in collaborazione con la Fondazione del Teatro Borgatti, era prevista con delle riprese fatte su YouTube. È probabile che voi magari ancora state cercando questo modo di comunicare un attimo, ma purtroppo non è stato possibile in questi giorni perché la rete è sovraccarica e quindi non si è riusciti, anche perché la nostra preparazione era comunque una preparazione un po', non dico complessa, ma comunque ci vuole un pochino di tempo a farla. Quindi, nel caso non riuscissimo a mettere insieme il discorso di farvi vedere questi video su YouTube, sapete, comunque io mi impegnerò anche a comunicarvelo, che la diretta sarà comunque sulla pagina dell'Accademia della Sfoglia, una pagina che voi potete visionare in qualsiasi momento e sicuramente il comune raccoglierà anche questa diretta e la metterà certamente nel video che poi la vedrete su YouTube, sicuramente la vedrete anche su YouTube, quindi non è che stiamo lavorando per pochi, lavoriamo per chi è presente in questo momento. E poi dopo ci potrete rivedere da YouTube sul sito del comune. Saluto Donna Bottari, che è una carissima amica che, pensate, mi sta chiamando dall'America, da Washington. Quindi vedete, vedete come è grande e le potenzialità della rete. Quindi il nostro panetto è venuto benissimo. Guardate com'è bello, bello morbido, bello giallo. Grazie naturalmente a quello che comunque abbiamo messo dentro, una farina di qualità, farina del mulino Pivetti, che siamo di Cento, quindi è un mulino che comunque conosciamo benissimo e che l'abbiamo dietro casa. Poi vi racconterò comunque qualche storia molto interessante. Cosa dobbiamo fare adesso col nostro panetto? Lo dobbiamo proteggere con un sacchettino che prendiamo. Vanno bene quei sacchettini che la mamma mette la frutta, la verdura, che la ripara un po' così dall'aria, ma che soprattutto vanno bene anche da mettere dentro il freezer. Quindi la dobbiamo isolare dall'aria, perché adesso il nostro impastino è un pochino nervosetto, quindi non è che si farebbe stendere subito, subito, subito. Quindi abbiamo il tempo un attimo per chiacchierare di alcune cose. Io vi devo chiedere una cosa però, io mi sono messa a disposizione per farvi vedere cosa vuol dire fare una sfoglia fatta a mano, che è qualcosa di molto importante perché si imparava un tempo anche fin da piccoli. Non è che sia una cosa che sia un mistero, però sicuramente avrete sentito dire che la vostra nonna aveva cominciato a fare la sfoglia a 7, 8, 9 anni, perché un tempo era veramente così. Adesso è più facile, forse perché abbiamo sempre meno tempo, andarla a comprare in pasta fresca, che va benissimo, andiamo anche a comprarla in pasta fresca, ma qualche volta la possiamo fare anche noi, soprattutto in questi giorni che siamo costretti a stare a casa. Ma questo io vi volevo chiedere, ma vi voglio chiedere una cosa anche molto, molto, molto importante. Voi state provando di fare la vostra prima tagliatella e sicuramente ci riuscite. Io però vi chiedo di fare un piccolo sacrificio in più. Come
Questa vostra prima tagliatella voi non la dovete mangiare voi, ma la dovete regalare a qualcuno. Cosa voglio dire? Voglio dire che voi avete la maestra, vi sta facendo vedere quello che si deve fare per realizzare una buona tagliatella, però avete tempo anche domani, nel pomeriggio, domani mattina. Vi staccate un attimo dal cellulare, vi guardate il video di nuovo e provate a rifarvela di nuovo. Perché vi dico che voi la dovete regalare? Perché tutti in questo momento stiamo facendo uno sforzo grandissimo di dare qualcosa. Siamo in casa, quindi non è che tante cose possiamo fare, però regalare o donare una piccola cosa fatta da noi è un grande segno di affetto. Quindi io vi chiedo veramente questa vostra prima tagliatella di regalarla. Magari se avete la vicina del piano di sopra o la vicina del piano di sotto o quella di fronte, gli date un piccolo messaggio, gli mettete un vassoietto con le vostre tagliatelle sul cancellino oppure sullo scalino, sul pianerottolo e gli dite: guarda, io voglio che tu mangi per prima la mia tagliatella. Poi vi spiegherò il perché. Non è così a caso. Oggi è un momento molto importante di far vedere che abbiamo voglia di condividere e ci sta a cuore il bene di tutti. E voi con questo piccolo gesto lo dimostrate subito. Ma poi c'è anche un seguito che ve lo dico dopo. Quindi continuiamo a pulire il nostro tagliere. Io vi richiamerò sempre all'ordine la pulizia, perché noi non possiamo lavorare su un tagliere sporco oppure con le mani molto sporche. Anche perché se lavoriamo con le mani pulite, dal punto di vista dell'igiene siamo sempre più sicuri, ma il nostro lavoro sarà più bello e anche più buono alla fine. Allora, abbiamo qualche minuto proprio per parlare, perché questo impastino, vi ho detto, è un po' nervosetto, quindi lo dobbiamo far riposare per renderlo elastico, bello, disponibile a farsi stendere comunque col nostro mattarello. Parliamo un attimo di lui. Direte, ma che cosa c'entra uno scoiattolo, Rina? Cosa c'entra uno scoiattolo? Innanzitutto, lui fa parte della mia vita e quindi, come voi avete il vostro orsetto, avete il vostro cagnolino che magari ve lo portate a letto, io non me lo porto a letto perché comunque sono grande, perché comunque è passato il tempo, però per me è il mio portafortuna. Quindi è uno scoiattolo che ha un nome. E io vi lancio una sfida a indovinare come si chiama, perché il nome io gliel'ho dato, dal momento che comunque mi è stato regalato da una carissima amica questo scoiattolo, gli ho dato subito un nome. Ve lo faccio vedere, ve lo presento perché lui tornerà sempre comunque nelle nostre puntate, con il nostro appuntamento con la cucina. Tornerà sempre perché è il mio portafortuna. Quindi, intanto che comunque voi lo guardate, io vi chiedo, ma voi lo sapete dove vivono gli scoiattoli? Lo sapete? Sapete proprio qual è il loro habitat naturale degli scoiattoli? Allora, se non lo sapete, ve lo dico io. Gli scoiattoli vivono un pochino dappertutto nel mondo, vivono soprattutto comunque dove c'è un po' di montagna, dove c'è della collina. Ma vivono anche in ambienti un po' così, comunque un po' collinari vicino al mare. Quindi, se non vi è troppo noioso ascoltare la mia storia, io vi dico che innanzitutto, se voi siete fuori e un giorno vedete uno scoiattolo, dovete già pensare che comunque avete visto una bellissima cosa. Avete visto una cosa meravigliosa e avete visto un qualcosa che sicuramente non è solo gradevole agli occhi, ma vi porterà anche tanta fortuna. Io sono andata, andavo al mare per tantissimi anni e andavo al mare in Toscana. Allora, quando io andavo la mattina presto a fare la spesa, dove andavo io era vicino a Bolgheri e lì c'erano tante zone con tanti pini, tante conifere, tanti cipressi. Io uscivo la mattina abbastanza presto, c'era il silenzio, facevo un piccolo vialetto che aveva tanti pini. E poi mi allungavo per una strada che comunque era una strada secondaria e era anche tanto piena di cipressi. Andavo a passo lento perché non avevo fretta, ero in ferie e quindi tutte le mattine io mi trovavo questi scoiattoli che mi attraversavano questa piccola stradina secondaria
li vedevo e il tempo di vederli erano già scomparsi e andavano di nuovo in cima agli alberi perché hanno la capacità anche di andare sopra anche 50 metri. Il tuo occhio ne vede uno ed è già scomparso, però se trovi la mattina giusta col silenzio giusto, loro si fanno vedere in tanti. Quindi per me era sempre un segno di fortuna e di buon augurio. Ora sono tanti anni che non li vedo, quindi ho anche voglia di riprendermi quando sarà possibile questo viaggio là dove comunque io li posso rivedere, perché oggi ho bisogno anch'io di un pochino di coraggio e un pochino di augurio, di buona fortuna, anche se sono sicurissima che comunque questo momento così un po' particolare lo supereremo e lo supereremo bene. Quindi adesso io guardo se il mio impastino è meno nervoso e ve lo stendo. Però ricordandovi sempre del mio scoiattolino che lo metto qui e so che voi bambine o bambini, anche se avete 7, 8 o 9 anni, avete comunque tutti sicuramente un pupazzetto che voi lo sentite più vicino rispetto a un altro. E poi perché anche mi piacerebbe sapere, visto che parliamo di scoiattoli, se avete studiato la poesia del Carducci, quella dei cipressi alti e schietti davanti a San Guido in duplice filar, vero? Mi piacerebbe sapere se vi piace la poesia, se vi piace la storia, se vi piace la geografia, ma soprattutto mi dovete anche dimostrare che vi piace la cucina, perché comunque la cucina non è poi che voglio dire si allontani tanto da quella che è la storia, è la nostra storia. E quando parliamo comunque di sfoglia e di mattarello, è la storia veramente della nostra regione, dell'Emilia-Romagna, quindi la storia dei nostri nonni, delle nostre zie. E imparare a fare la sfoglia fin da piccolette, ma anche fin da piccoletti, perché anche i bambini possono fare la sfoglia, anche i maschi possono fare la sfoglia, è un grande piacere e comunque è un grande sapere. E di conseguenza un grande imparare. Poi io lo so, sono noiosa come tutte le nonne, mi raccomando sempre, studiate, 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 ma imparate anche a fare delle piccole cose di casa perché vi torneranno utili nella vita. Se a 8, 9 o 10 anni imparate a fare una piccola sfoglia, quando sarete un po' più grandi farete una grande sfoglia, quindi potrete chiamare tutti i vostri amici a cena. Quando avrete il fidanzato, direte: io so fare anche a fare la sfoglia. Lui non ci crederà, visto i tempi, però voi gli farete vedere invece che sapete fare. Quindi andiamo avanti un attimo e prendiamo. Ciao Luigi Cosentino, un affettuoso abbraccio anche da parte mia. Lui mi chiama maestra, lui vedi, mi chiama sempre maestra Rina perché è un signore grande, però è un signore che non sapeva l'arte della sfoglia. Quindi a Milano ci siamo incontrati e in una sola volta, una forse due, ma credo più una che due, il signor Luigi, che non è più un ragazzino, ha imparato benissimo a fare la sfoglia. Quindi approfittate di questa occasione, dite anche con i vostri amici che magari non hanno potuto assistere alla diretta, la nonna Rina ci insegna un po' di cucina e oggi è il turno delle tagliatelle. Quindi l'impastino è già un po' riposato, ma io ne prendo un altro che ha riposato anche un po' di più, perché così poi dopo avrò le tagliatelle da dare alla mia vicina di casa e da dare anche a un ragazzo che vive qua con me in casa da tanti mesi e che è stato costretto a rimanere qui perché non ha potuto tornare a casa sua, perché è stato un bravo ragazzo, uno di quelli che vive in provincia di Salerno, però non ha pensato di ritornare a casa, ma di stare qui con me. Quindi adesso questa sfoglia qui sarà destinata a lui per la sua cena, io le ho mangiate ieri, e quell'altra la tirerò e la darò alla mia vicina di casa perché vi ho detto, la prima vostra tagliatella la dovete regalare a qualcuno. Maggior ragione in questo momento che abbiamo bisogno tutti di aiutarci e di mostrare dei gesti di affetto. Quindi io adesso ho preso il mio panetto, l'ho schiacciato un attimo con le mani, lui non è più nervoso perché ha riposato un po'. Anche noi quando siamo nervosi abbiamo bisogno di riposarci. Quindi mettiamo il mattarellino al centro e con un po' di spinta andiamo verso la parte superiore.
lo giriamo di un quarto d'orologio e andiamo ancora così. Facciamo semplicemente questa operazione fino a che questo nostro panetto non si allarga un po'. Poi pensate, ragazzi, qui come siamo fortunati noi a vivere in queste zone un po' di campagna, che abbiamo tanto verde, abbiamo tanta, anche chi può, chi è fortunato, una piccola casetta con il giardino. Io non sento tutto questo disagio perché ho la casa grande e ho tanto spazio intorno a casa, quindi di giorno mi metto sulla mia panchetta oppure vengo qui nella cucina e faccio qualcosa magari che non sono riuscita a fare in altri momenti. L'unica cosa che mi mancano anche a me i miei nipotini, eh? Io ce li ho qui a 500 metri, però non vengono più a pranzo dalla nonna, non vengono più a farmi il saluto, non vengono più a fare la merenda. Io qualche volta prendo la macchina oppure arrivo anche magari non a piedi, perché per me è faticoso fare 500 metri a piedi, però perché magari gli dico: volete una barretta di cioccolato, volete, non so, ho fatto due frittelline, allora mi metto la mia mascherina, salto in macchina e vado, faccio i miei 500 metri, suono il campanello, li guardo con gli occhi, mando tanti baci e torno indietro, perché non voglio assolutamente né che loro corrano il rischio e nemmeno io che corra il rischio, perché la mamma lavora ancora, la mamma lavora in un'azienda importante dove fanno presidi medici e non è mai stata a casa un giorno dal lavoro. Ritorna stanchissima e io cerco di colmare questa sua stanchezza aiutandola per quello che posso, sollevandole, magari preparandole qualche cena o qualche coccola in più di cibo, perché sapete che c'è un mondo comunque anche che lavora, e lei lavora in una di queste aziende dove producono un importante presidio medico, e quindi lei si sente molto orgogliosa del suo lavoro da sempre, ma in particolar modo in questi giorni. Quindi avete visto, col mattarellino semplicemente andiamo delicatamente a spingere un pochettino, intanto che io vi faccio vedere come si stende, che si raccoglie sul mattarellino, spingendo un pochetto, non tanto, perché si potrebbe attaccare, magari usiamo un pochino di farina, spingiamo, raccogliamo. Andiamo così con le manine a schiacciare un po' in maniera leggera. Apriamo, abbassiamo un attimo, magari con la punta del mattarellino andiamo bene a tenere le nostre rotondità. Riprendiamo sempre dall'inizio. Io ogni tanto guardo il telefonino se qualcuno mi saluta. Donna vive in America, è un'amica che vive in America. Poi un giorno vi racconterò delle storie che non sono delle favole, ragazzi. Anche se le favole poi sono tali, ma alla fine hanno sempre comunque un fondo di verità e si legano sempre comunque alla vita vera, perché le favole si chiamano favole, però alla fine, quando voi le ascoltate, hanno sempre una ragione e sempre ci portano comunque a considerare che la vita è bella, bisogna essere delle brave persone, bisogna aiutarsi e bisogna credere in qualche cosa, perché questo alla fine noi dobbiamo fare nella nostra vita: credere nel nostro lavoro, credere nel nostro studio e credere soprattutto anche nei rapporti umani. Vedete che il vostro comune comunque, che diciamo è il grande papà della nostra comunità, della nostra collettività, in questi giorni ha cercato di darvi anche questo servizio. C'è la cucina, poi so che c'è l'arte, e poi so che dopo c'è il teatro. Quindi qualche mezz'ora seguite anche queste dirette, perché comunque sono molto 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 interessanti. Poi io lo so, sono noiosa perché sono una nonna, sono una brontolona, però sapete che comunque pensare che dietro a questo piccolo schermo ci sono dei bambini che comunque stanno provando di fare la tagliatella mi emoziona tantissimo e mi fa tanto piacere. Se anche non riuscite a farla adesso, che provate a farla magari questa sera o domani, quando avete studiato, avete fatto tutti i vostri doveri di studenti, magari vi applicate e realizzate anche comunque la vostra prima sfoglia.
Guardate in quanto poco tempo si fa, le manine devono scorrere sul mattarello, agganciandolo bene. Si raccoglie quasi tutta, si apre, si abbassa un attimino. Spero che mi vediate bene, eh? Parliamo un attimo dello spessore, perché la sfoglia non è molto grande, quindi ancora pochi giri e poi sarà terminata. Ma se magari avete la fortuna di avere la mamma che ha un tagliere un po' grande, potete impastare anche 3 uova. Quindi fate 300 grammi di farina, 300 grammi di farina, questa che la trovate anche al supermercato, questa del Molino Pivetti, e poi dopo mettete 3 uova, 3 belle ovette, belle grossettine. Allora, intanto che comunque vedete che il ritmo è sempre quello, noi stiamo stendendo, ma non è che facciamo tanti passaggi diversi, raccogliamo, con le manine schiacciamo un po', apriamo di nuovo, parliamo un attimo della farina. Vi ho detto che comunque dovete cercare della farina buona, quella di Pivetti, questa qui è adatta proprio per fare la pasta. Ringraziamo l'azienda che sempre ci supporta in tutte le nostre iniziative e che la trovate, come vi ho detto, al supermercato. Però intanto che comunque impariamo a fare la sfoglia, impariamo anche alcuni termini legati comunque a quello che è il nostro parlare normale. Sono sicura che voi, come anche tante persone adulte, dicono mulino. Allora, io sono una maestra e voglio insegnarvi tutto per bene. Non si dice mulino, oppure si può anche dire mulino, però il mulino di solito è legato all'idea del Don Chisciotte col mulino vento. Si dice molino con la O. Sentite la maestra quanto vi insegna. Con la O, perché viene da realtà mollitoria, quindi mollinare significa macinare e di conseguenza il termine corretto si dovrebbe dire molino. Poi speriamo che un giorno il Molino Pivetti ci faccia anche una bella trasferta, ci porti a vedere come si macina il frumento, tutti i passaggi, tutta la filiera, via via fino a mettere la farina dentro i sacchetti. Perché noi ce l'abbiamo dietro casa, lo sapete, Renazzo non è molto lontano da 100, ma non è che perché ce l'abbiamo dietro casa è un piccolo molino, è un grande molino, vende in tutto il mondo e noi siamo molto orgogliosi di questo, siamo orgogliosissimi perché portiamo un nostro prodotto e quindi è un'azienda del nostro territorio che sicuramente, se lo chiedete alla mamma o alla nonna, il vostro bisnonno oppure il vostro nonno o lo zio o il vostro cugino è passato a lavorare dentro l'azienda. Sono sicurissima perché è così. Quindi un grande prodotto che noi dobbiamo utilizzare quando facciamo la sfoglia e dobbiamo cercarlo, perché vedrete che voi non avete scuse, lo potete trovare. Scusate, è caduto il telefono. Succede nelle migliori famiglie. Beppe è fuori che segue un po' il prato, quindi bene, la sfoglia ormai è terminata, la facciamo un pochino fine. Guardate che bella sfoglina, guardate. Adesso in questi tempi stiamo lavorando tanto, tantissimo, tutti col telefonino, tutti comunque che ognuno presenta il suo prodotto e magari se avete modo poi di farmi vedere il vostro lavoro, magari mi mandate le foto e io dico se siete stati bravi oppure magari se avete qualche domanda, vi dovete correggere,
Vi dico magari se avete sbagliato qualcosa, ma se anche avete sbagliato qualcosa, la prossima volta sarete ancora più bravi, vi verrà sempre più bella. Vero Luigi che è così? Vero Luigi, vedo che sei ancora lì? Vero? Più ne facciamo delle sfoglie, meglio ci riesco. C'è il mio scoiattolo che mi guarda, è qui, ve lo faccio vedere, ve lo faccio vedere, e sembra che abbia la parola. Voi avete degli animalini in casa? Sì, qualcuno ha il cane, il gatto che ci fa compagnia in questi giorni, vero? C'è anche la Gabi, ciao Granderina, no, grande tu, Gabi, ciao. Ok, per me lo spessore è buono, poi ognuno lo deve fare come un po' gli piace, perché Beppe ad esempio la tagliatella gli piace un po' più spessa, a me piace un pochino più fine. Benissimo, basta così. Avete visto? Non è piccolina questa sfoglia comunque. Qui si mangia bene in tre persone. Adesso noi cosa dovremmo fare? Cosa dovremmo fare? Dovremmo anche asciugarla un attimo, perché se la tagliamo subito diventa che magari si potrebbe attaccare. È stesa bene, impastata bene. Prendiamo un piccolo asciughino. La giriamo sopra e facciamo in modo che si asciughi un attimo. Ok. Allora, aspettiamo proprio 1 minuto, 2 minuti al massimo, poi la tagliamo. Intanto, vi chiedo di comunicare sempre poi attraverso il sito del comune, che comunque ha aperto questa bella pagina, il nostro prossimo appuntamento. Cosa vi piacerebbe fare? Se volete continuare, che magari lavoriamo sulla sfoglia, oppure se vi farebbe piacere fare un dolce piuttosto che i biscotti, facciamo un attimo quello che è un pochino anche la vostra richiesta. Va bene? E poi che cosa dobbiamo parlare, ragazzi? Siamo messi così, cioè siamo qui, siamo in casa, le cose stanno migliorando, pare che stiamo andando verso la situazione giusta, ma dobbiamo avere pazienza, dobbiamo portare veramente, veramente tanta pazienza, ma vedo che questo mi fa anche molto pensare che hanno meno fretta i bambini o i ragazzini piuttosto che gli adulti. Quindi i bambini che siete qui che mi ascoltate, state dando una grande prova comunque di equilibrio, anche di responsabilità, perché vedo che non vi lamentate troppo. I miei nipoti, che ho sempre detto, non li ho mai chiamati per nome, ma ho sempre detto che ho due tiranni, perché il loro nome, tiranno piccolo, tiranno grande, sono veramente molto molto bravi, come so che tutti voi siete bravi. Quindi portate pazienza anche in questi giorni, comunque che magari fa bel tempo, chi può un po' c'è il giardino, esca un pochino nel giardino, però veramente mi ripeto anch'io, stiamo in casa. Queste feste purtroppo saranno un po' tristi, però ci auguriamo di stare bene in salute, soprattutto ci auguriamo che non abbia sofferto troppo la nostra collettività, perché sappiamo che comunque è stata una provincia non risparmiata, perché non è stato risparmiato nessuno, però a confronto di altre regioni abbiamo sofferto un pochino meno. Quindi ci auguriamo di sentire sempre tutti i giorni delle notizie migliori, non dico belle, migliori, però che ci portino ad avere comunque quella fiducia che in questo momento dobbiamo avere per forza, perché tanto usciremo poi nelle nostre scuole, nelle nostre piazze, fare le tagliatelle e perché no, comunque anche continuare a vederci così con questo nuovo modo di comunicare che però
ci risparmia anche tanti viaggi, ci risparmia tanto carburante, ci risparmia anche tanto rischio sulla strada, perché no, comunque continuare ad avere anche un collegamento con voi, con i bambini e anche con un po' di adulti se vorranno seguirci e imparare qualcosa da chi poi voglio dire, io ho il grembiulino, mi prendo un po' in giro, ci ho scritto maestra, sono diventata una maestra perché lo faccio da 40 anni, quindi non è che sono più brava o meno brava di tante altre persone. Mi sono comunque messa in gioco e insegno. Questo lo faccio con tutto l'amore che ho dentro, soprattutto in questo momento per voi che mi avete chiesto, voi bambini, Rina, facciamo le tagliatelle. E questo vuol dire che la pasta vi piace e siete tutti dei golosoni, ne sono sicura. E che la mamma quando poi fa un buon ragù, altro che tagliatelle, quelle confezionate, vero? Che poi noi non vogliamo buttare via nulla, perché sono buone anche quelle, ma non saranno mai buone come quelle che avete fatto voi. Quindi tolgo questo asciughino, lo chiamo burattino. La sfoglia si è asciugata abbastanza, quindi adesso la rotolo un po' in maniera molto leggera. La rotolo circa fino alla metà. E poi gli vado incontro con l'altra metà. Poi se sono stata molto noiosa me lo dite, eh? Ne taglio via un pezzettino, perché così questo pezzettino mi verrebbe una tagliatella molto, molto sottile, molto corta. La riapro un attimo perché voglio aprirla dall'altra parte, perché mi sembra più asciutta dall'altra parte. Voi fatela asciugare un po' di più, mi raccomando. Abbiamo incrociato le due mezze sfoglie, andiamo a fare una tagliatellina, una tagliatella, quella classica, quella che si mangia sempre di solito, saranno 6-7 mm, però voi se vi piace più larga la fate più larga, se vi piace più stretta la fate più stretta. Con il coltello, mi raccomando, qua dovete chiedere un attimino aiuto alla mamma o al papà, andate sotto, alzate e voilà, la tagliatella è già scesa, la mettiamo qui. Ecco, raccogliamo un altro po'. Guardate che belle che sono, anche come lunghezza sono giuste, non hanno bisogno di essere tagliate. Perché da una sfoglia invece più grande poi risultano troppo lunghe e bisognerebbe anche tagliarle a metà. Andiamo sotto, apriamo. Cosa dice Luigi? Lucia Damiani, ciao che belle! Questi sono tutti i miei amici che naturalmente hanno saputo che oggi c'era questa altra piccola possibilità di giocare con la sfoglia e quindi l'hanno fatto. Comunque, guarda, qua le taglio lo stesso perché anche se sono un po' più corte, le mangiamo in famiglia, quindi vanno bene. Quindi torniamo un attimo noi a quello che era il nostro discorso iniziale. Io ringrazio di nuovo l'amministrazione comunale che mi ha coinvolto in questa piccola, però secondo me molto lodevole iniziativa, la Fondazione Borgatti. Conosco personalmente le ragazze della Fondazione Teatro Borgatti, sempre impegnatissime su tutti i fronti. Abbiamo fatto dei bellissimi corsi per adulti anche quest'inverno, ce n'erano in programma anche altri, purtroppo ho dovuto fermarli per via dei decreti. Ringrazio l'azienda Molini Pivetti perché ci supporta sempre in queste iniziative amatoriali ma anche professionali quando comunque mi muovo per lavoro. E niente, torniamo un attimo sul discorso iniziale che vi ho chiesto. Questa bellissima tagliatella che voi magari avete fatto insieme a me, oppure farete domani o questa sera, vi ho chiesto di regalarla a qualcuno. Fate questo gesto di affetto e di amore, tanto voi avete il tempo per rifarle, magari le fate anche più belle perché avete già capito un attimo com'è la tecnica e com'è tutto il funzionamento dell'impasto e della stesa. Quindi
Fate questo gesto di affetto perché ve ne saranno riconoscenti i vostri vicini di casa oppure la vostra nonna, la vostra zia, se l'avete vicino che la potete raggiungere e soprattutto sarete contenti voi di aver fatto vedere che siete stati capaci non soltanto di farle, ma di donarle. Quindi si conclude qui questa nostra prima diretta dalla cucina della nonna Rina. Spero che io vi ho divertito, spero di non avervi annoiato perché poi per me che sono comunque avanti negli anni e sono una nonna, è facile anche cadere un pochino dentro l'emozione. Vi dico che mi sono emozionata molto di più di quando faccio i corsi nelle vere scuole, quelle grandi, quelle importanti, dove mi trovo comunque degli allievi che si preparano per lavorare e lavorare sempre al meglio. Vi dico che è emozionante perché non vi posso vedere, non vi posso abbracciare, quindi vi penso, mi auguro che comunque vi sono piaciuta e niente, vi mando tanti baci dalla cucina della Rina, della nonna Rina, ci vediamo ad una prossima occasione e magari scrivete cos'è che desiderate fare. Ciao, un abbraccio a tutti da Reno Centese, vi abbraccio tutti e magari chi non riesco magari poterlo fare in un secondo momento, vi auguro pure una buona e santa Pasqua. Ciao! Grazie dei cuoricini, ciao!